Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete notato, sono nella mia postazione gaming da pro player, quale sono? Vabbè. Perché sono qui? Perché oggi voglio registrare il gameplay del gioco più bello del secolo, ma no, ma neanche del secolo, di tutta la vita, del mondo, dell'universo, dello spazio, che gli alieni dovrebbero giocarci. Forse voi lo conoscerete già perché in realtà questo gioco non è molto recente, però wow! È successo che ho dovuto rifare il mio account Steam perché quello vecchio non ho capito cosa sia successo, non riuscivo ad accedere, bla bla bla. Vabbè, comunque. E Steam mi ha detto: guarda che per poter attivare il tuo account definitivamente devi spendere almeno 5 dollari. Vabbè, spendiamo questi 5 dollari. Allora stavo facendo passare un po' i giochi e ho visto questa cosa, ho detto: no, vabbè, io ci devo giocare. Il gioco si chiama Goat Simulator, ovvero un simulatore di capre. E detto così potrebbe sembrare, ok, sì, sei una capra, vai in giro e basta. No, 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 questo gioco, ve lo giuro, è una cosa fuori di testa, ignorante ai massimi livelli. E ora ci giochiamo insieme. Bene, questa è la schermata iniziale. Play. Scegliamo una mappa. E via. Non ho capito io i tasti, però vabbè. Sostanzialmente lo scopo di questo gioco, da quello che ho capito, è distruggere più cose possibili. Quindi, via. Ho anche ammazzato lei, povera. Ma posso salire? Sì. Tu che cazzo ti guardi? Ho preso anche una testata. Vabbè, via. Scusa, scusa. Non volevo, non volevo. Guarda, io ho visto l'entrata di un garage. Sì. Benzina, cosa succede? No. Esplode. Ok, volevo salire sul tapirulan, ma ora non so se voglio farlo. Proviamo. Non salire proprio salire, cioè un po' più giù, tipo qui. Ma com'è possibile ciò? Vabbè, niente, sono ancora viva. Entriamo nella casa. Salve, non è che avrà Non volevo proprio causare qua. Volevo semplicemente del cibo, tipo questo. Grazie, no, non voglio. Niente. L'anguria! Voglio l'anguria, voglio l'anguria. L'ho presa? No, ho preso una mela. Va bene uguale. Vabbè, usciamo. Andiamo a esplorare. Ok, lì c'è una bicicletta sul tetto. Perché? Ah, anche questa. No, ma posso usarla seriamente? Ma cosa? No, 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 rifacciamolo, rifacciamolo, rifacciamolo. Cosa è successo? Sono finita in un wormhole? Vabbè, andiamo qua. Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Un raduno di cosa? No. I cartelli non li leggiamo, ok? Ah, si fa della politica. Via! 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 Beh, che esagerati, mamma mia. Salve, io vorrei candidarmi. Oh, un sostenitore. 2, 3, 4, 4. Anche il mio nemico è diventato sostenitore. Maledetto. Via. Via anche tu. E questo se faccio così. Ok, le macchine esplodono. C'è un barbecue. Cibo, cibo, cibo. Ha preso fuoco, raga, ha preso fuoco. Questo tizio ha preso fuoco. Ho preso fuoco anch'io. No, 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 no. Ha preso fuoco anche qua. Aiuto, scusa, aiuto, 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 Non è successo nulla. Però ci sono altre biciclette. No, non volevo prendere. Ma faccio così, prende fuoco anche lui. Fantastico. Ok, ho trovato un'altra bicicletta. No, questa qua riesco a usarla. Raga, raga, questa. Ok.
Ok. Ce la sto facendo. Spostatevi voi che non passo con la mia bicicletta. Ok. No, raga, guardate. Ok, scusate. Devo migliorare. Comunque, qua cosa c'è? C'è un masso. Ma si sposta? Oh! Oh! Scusate! Oh, si è fermato in tempo, si è fermato... Ma io voglio il disastro, io voglio il genocidio, quindi... Boom! Ops. Ah, ma posso saltare sui... No, ma che figo! Ok, di qua dove si va? C'è una scaletta. Andiamo sullo scivolo. Andiamo sullo scivolo. Dai, 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 dai. Corri, 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 corri. Wow. Ma ce ne sono due. Questa scivola. Vai. Vai e... Non l'ho centrato. Scusi. Scusi. Direi di uscire da qua. Cos'altro possiamo andare a esplorare? Cos'è quella luce rossa? Andiamo a vedere. Di qua. No, ma veramente? No, raga, cioè... È per un rito satanico, cioè... Io sono una capra, quindi io sono... Sono il sacrificio. Cosa cavolo devo fare qui? No? Lecchiamo la faccia di Satana? No, vabbè, raga, è geniale. Ma cosa devo fare? Tutto qui? Dai. Ok, se qualcuno ci ha già giocato e sa cosa devo fare in questa parte, se succede qualcos'altro, eccetera, me lo dica nei commenti, perché dai, non ci credo che si ferma così e basta, deve servire a qualcosa sta cosa, che figata. Vabbè, io vado avanti. Rimasto tutto sfocato. Aiuto. Aiuto, aiuto. Ah no, tornato normale. Ok, sono curiosa solo di vedere una cosa. Ovvero, se riesco a farmi dare un passaggio dal camion che passa. Ecco, esattamente qua. Vediamo se riesco. Sì! Però riesco ad andare oltre qua o si blocca la mappa? Si può andare in un'altra mappa? No! Ma cos'è quella cosa là in fondo? Montagne russe? No, voglio soltanto vedere le montagne russe, cioè arrivare lì. Qua c'è un sacco di roba da andare a distruggere, ragazzi. Beh, scusa. Esagerazione. Wow. C'è il Luna Park. No, vabbè, raga, allora, ok. Io direi che per questa puntata mi fermo qui. Vi prego, scrivetemi nei commenti tutte le cose che sapete su questo gioco, perché io per ora, oltre a distruggere, far saltare in aria le cose, dar fuoco, eccetera, non so cos'altro possa fare. Quindi datemi tutti i vostri consigli, tutto ciò che sapete, perché voglio applicarli subito in questo gioco, cioè è troppo bello. E basta, direi di fermarci qui intanto. E lascio questa visuale fantastica come ultima scena del mio gameplay di oggi. Ragazzi, io non lo so, sarà perché a me piacciono le cose trash, ma questo gioco mi fa letteralmente impazzire. Io voglio assolutamente sapere se voi ci avete già giocato e soprattutto cosa ne pensate, se vi piace, se vi piacciono questi tipi di gioco e se volete che faccia altri gameplay su questo gioco. A me piacerebbe veramente tantissimo. Detto ciò, vi ringrazio come sempre tantissimo di essere stati con me anche in questo video e ci vediamo al prossimo. Vi lascio in descrizione il link per seguirmi su Instagram e se volete supportarmi anche un pochino di più, vi lascio il link del mio Ko-fi, dove potrete offrirmi dei caffè virtuali. Il ricavato lo userò per perfezionare, per migliorare il mio canale YouTube, quindi per comprare dei giochi nuovi, delle box da aprire, i snack, eccetera eccetera eccetera. Io vi ringrazio ancora tantissimo e ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!